Al Teatro Leonardo debutta Venere Nemica, il nuovissimo spettacolo scritto e interpretato da Drusilla Foer, che rimarrà in scena dal 16 al 19 gennaio. Un testo divertente che tocca temi antichi e attuali, ispirato alla favola di Apuleio, Amore e Psiche. Quindi l'idea che noi abbiamo di Venere, cioè una bella signora nuda, coperta con dei capelli favolosi, è un'ottima forma, accanto all'idea di invece una figura ostile, diciamo ringhiosa, un po' guerriera, è un aspetto, è l'aspetto che mi piaceva evidenziare di Venere, cioè una dea, diciamo, di temperamento e non solo un pretesto estetico. E soprattutto lei è dea dell'amore, che è una roba che non è dovuta agli dei, tutto sommato, è più un tratto umano, no? Mortale. E quindi questo conflitto lei la fa soffrire questa donna, poi fa questa dea che la fa essere molto simile poi a una suocera ostile verso questa nuora che viene creduta Venere in terra perché è bellissima. Quindi immaginati una dea che non è creduta, che è sostituita da una mortale, che tra l'altro è l'amante del figlio preferito. Insomma, questo scatena libri e libri di Freud sulla competizione, sulla visione di sé, sulla visione della vita, dell'amore, del desiderio, della sessualità, dell'essere accettati, dell'essere compiaciuti, venerati. Quindi insomma, nel titolo già c'è, cosa che mi fa notare lei ora, non ci avevo mai pensato, già c'è il cuore un po' è un buon titolo, quindi sì. Insieme a Drusilla Foer, sul palco ci sarà Elena Talenti, per la regia di Dimitri Milopoulos. Beh, è andata bene, è andata molto bene. Mi piace avere a che fare con qualcuno che scalza la mia diffidenza a delegare ruoli ad altri, no? Invece sono contento quando il mio produttore mi dice no, questo pezzo fa schifo, non lo canti, oppure il regista no, questa roba qui detta così è orrenda, va trovata un'altra strada. Quindi lui mi ha mostrato benissimo, è andata molto bene, perché mi ha mostrato degli aspetti di un testo che ho scritto io, alcuni aspetti che non sapevo di averci messo.